Buongiorno, siamo qui con Francesca Bria, presidente del Fondo Nazionale Innovazione. Francesca, le nuove tecnologie sono dipinte come croce e delizia di questo terzo millennio. Da un lato ci hanno permesso di superare il lockdown, di sentirci meno soli, di avere una vita quasi normale per quanto fossimo rinchiusi in casa. Dall'altra però c'è un'altra questione. Il rischio, la paura di essere controllati, di essere schedati da grandi multinazionali che sanno tutto di noi. Come conciliare queste due vertenti? Come è possibile trovare un giusto equilibrio? Sì, effettivamente una delle questioni centrali durante questo shock, che è stato uno shock sanitario ma anche economico e sociale, è proprio trovare una maniera di coniugare da una parte la sicurezza sanitaria e anche l'efficacia nell'azione pubblica di risposta al Covid con le libertà, con i diritti fondamentali dei cittadini e con la capacità dei cittadini di utilizzare le tecnologie per il bene comune, per un fine pubblico e per migliorare la vita collettiva. E io credo che durante il Covid abbiamo visto un'accelerazione della digitalizzazione in tutte le sfere della nostra vita, dalla didattica a distanza fino allo smart working sperimentato in maniera velocissima nella pubblica amministrazione, ma anche nelle imprese, nelle organizzazioni, fino al delivery del cibo e all'uso di dati per monitorare e anche sorvegliare i cittadini per fare in modo appunto che il contagio potesse essere spezzato e il virus non si diffondesse sempre di più nella società. Quindi questa accelerazione da una parte ci ha messo in grado di rispondere e di pensare al governo della tecnologia e dall'altra parte chiaramente il rischio è che crei più diseguaglianze, più fratture e anche dei pericoli per la democrazia. Io credo che l'Europa è stata in grado di conciliare l'utilizzo delle tecnologie con il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, del diritto alla privacy e dell'autonomia delle persone, ad esempio con l'applicazione per il contact tracing. Abbiamo messo in campo una tecnologia che adesso aiuta i nostri sanitari a monitorare meglio il contagio, a fare in modo che non si diffondano nuovi focolai e allo stesso tempo con una tecnologia che i cittadini possono controllare, i dati sono sicuri e la nostra privacy è preservata. Quindi un trade-off, io credo che alla fine nelle democrazie occidentali e in Europa è stato raggiunto. Ci parlavi di beni comuni. Nella tua esperienza come assessore all'innovazione digitale al Comune di Barcellona è stato questo concetto forse quello che ha legato tanti dei progetti all'avanguardia che avete sviluppato, all'avanguardia in tutta Europa, non solo in Spagna o nel Mediterraneo. Credi che la pandemia ha reso ancora più urgente questo concetto e la riflessione a partire dai beni comuni? Sì, come hai detto, io credo che Barcellona sia un esperimento all'avanguardia di democrazia partecipativa e della creazione di beni comuni, ma anche dell'utilizzo delle tecnologie per le persone, per migliorare la vita delle persone, per rendere la città più verde, più vivibile e più democratica. E in questa fase abbiamo di fronte delle grossissime sfide. Dobbiamo utilizzare l'emergenza e la crisi per trasformare il futuro, per trasformare la società. Non è abbastanza ritornare ad un passato che per molti sensi è stato anche causa delle crisi in corso. Dobbiamo trasformare questa nostra società e questa Europa verso una direzione di democrazia digitale, una direzione di transizione ecologica e sostenibile e dobbiamo ottenere più inclusione sociale, quindi ridurre le disuguaglianze e ridurre le fratture sociali che viviamo. Quindi c'è bisogno di un grosso patto, no? Questo Green Deal, per cui bisogna utilizzare delle logiche nuove e trasformative. E se guardiamo anche a come riusciremo a sconfiggere il Covid e alla lotta, ad esempio, che abbiamo adesso per trovare una cura al Covid, quindi tutti gli scienziati che collaborano per trovare un vaccino,
Io credo che la logica dei beni comuni sarà fondamentale, perché questo vaccino dovrà essere messo a disposizione di tutti come bene pubblico globale. E quindi bisogna in qualche modo mettere in comune scienza, tecnologia, i saperi, le nostre competenze, collaborare per creare dei beni comuni che ci permettano di uscire dall'emergenza e di ripartire per creare una società più verde, più giusta, più femminista e più democratica. Un'ultima domanda. L'Italia e la Spagna sono due paesi che hanno avuto sempre forti relazioni, non solo culturali. Ora ovviamente in questi mesi la vicinanza si è trasformata, come per tutte le persone, in lontananza. Che cosa si può fare a partire dall'innovazione digitale per ritessere questi legami tra le due sponde del Mediterraneo? Ma innanzitutto io credo che in questa fase l'Italia e la Spagna sono alleate proprio in questa sfida per trasformare l'Europa nella direzione più sociale, più verde e più giusta. E quindi che la collaborazione e i legami fra l'Italia e la Spagna sono più forti che mai. E allo stesso tempo il tipo di iniziative che proprio il Consolato Italiano a Barcellona promuove, come il festival che si sta svolgendo adesso, sono un esempio di come si può combinare, come possiamo combinare i canali digitali, le piattaforme digitali, la comunicazione a distanza con la partecipazione dei cittadini nelle piazze, nei luoghi fisici, per ridare protagonismo alle comunità in questa fase di ripartenza. Quindi forse per portare sempre più insieme l'Italia e la Spagna dobbiamo imparare dalle città che sempre stanno tessendo delle reti di collaborazione forte, che stanno all'avanguardia nella transizione ecologica, nel trasformare le città in degli spazi verdi e vivibili per i cittadini, e soprattutto che stanno ridando protagonismo ai cittadini e alle comunità per questa fase di trasformazione e di ripartenza in corso. Quindi possiamo combinare, come al solito Barcellona, sempre all'avanguardia, ha creato questa piattaforma Decidim Barcellona, che è un esperimento di partecipazione democratica sia digitale che fisica, e attraverso questi strumenti e la nostra capacità di collaborare possiamo continuare a lavorare insieme e farlo come anche il Consolato sta facilitando con questo evento. Grazie Francesca Bria, lo ricordo, presidente del Fondo Nazionale Innovazione, e ci auguriamo davvero che il futuro sia come tu ce lo stai spiegando. Grazie ancora. Grazie a voi e un saluto a tutti, a Barcellona, alla sindaca, alla console e a tutti voi.